Ah beh ragazzi, siamo in Joclass, bentornati su questo nuovo speciale su FIFA 18 Mobile. Ovviamente questo è un video speciale perché ce l'avete chiesto in tanti e in live abbiamo spaccato il tasto dei mi piace, siamo arrivati a ben 5 like, di conseguenza non poteva mancare questo video. Video speciale che sarà su FIFA 18 Mobile, ma non voglio appesantirlo più di tanto, essendo uno speciale, essendo una cosa epica, super realistica, epico finito male. Vi farò vedere solo la mia squadra, una squadra che attualmente è questa qui, con Banucci che sposta gli equilibri, infatti si sta vedendo tantissimo, e ha un VGN pari a 88. Il VGN che cos'è? È ovviamente il valore generale del giocatore. Notiamo questo più 3 sia a destra che qui al centro. E che cos'è questo più 3? Questo più 3 è il VGN aumentato dal potenziamento aggressività, perché Bonucci dice il gioco è molto aggressivo, di conseguenza più aumentiamo il potenziamento aggressività, in questo caso qua io ce l'ho a livello 3. E una volta arrivato a 15 lo porterò a livello 4, quindi avrà un più 4 di gen e lui arriverà a 89. Insomma, avete capito, il VGen senza questo bonus è 85. A cosa serve saperlo senza il bonus? Serve saperlo perché se mettiamo un Bonucci, per esempio terzino sinistro, il valore non sarà più di 88 ma di 85, essendo che questo bonus potenziamento lo ottengono solo i giocatori nel loro ruolo originale. Cosa facciamo in questo speciale per non ammorbarvi più di tanto? Andiamo a cambiare l'attaccante, mettendo un attaccante molto più forte di Cavani. Chi è questo attaccante? Non è Cutrone. Cambia. Ragazzi, chi possiamo mettere? Griezmann? Possiamo mettere Griezmann? No. Cutrone nemmeno. Pellissier no, neanche. Andremo praticamente a giocare con Akinfiwa, che vedete c'ha 100 di fisico, ragazzi, è una bestia. Una bestia veramente. Ha 100 di fisico e 52 di difesa. Praticamente è l'unica cosa in cui supera Cavani. Però andiamo a farci una partita con questa bestia in attacco. Vediamo un po' cosa ne esce fuori. E se i nostri avversari resteranno sbigottiti da questa scelta tecnica. Queste sono anche le scelte di Montella, no? Tra l'altro, cioè giocare con giocatori impresentabili. Vabbè, ok. Come potevamo immaginare, abbiamo trovato giusto il pezzente che ha un attaccante Gabriel Jesus. Il pezzente. A few moments later. Abbiamo perso 1-4 miseramente, però col gol di Akinfiwa che vale 5. Ricordiamo, vale 5 il gol di Akinfiwa. L'abbiamo detto, no? Prima, no? L'abbiamo detto. Come non l'abbiamo detto? Comunque vale 5. Allora, proviamo un'altra partita di questo attacco. Anzi, la prima partita di questo attacco, perché prima abbiamo tagliato lo scorso video, lo scorso spezzone di video, dove abbiamo perso. Insomma, vediamo questa nuova partita. Perfetto, abbiamo una squadra una più forte dell'altra. Noi abbiamo un pippone in attacco con però 100 di fisico, signori. 100 di fisico e penso 120 kg, perché è una bomba questo Akinfiwa. Eccolo qui. Perfetto. Dopo dribbling 120. Eccolo qui, di nuovo Akinfiwa. Velocissimo, come potete vedere. Attenzione. Mamma mia! No! Ce l'hanno rubata all'ultimo. Va lì che più si può muovere, va lì il cross in mezzo verso chi? No, Traoré! Mannaggia! Va lì. Il tiro! Ah! Vediamo, Akinfiwa! Il tiro per testa, rete! Rete Akinfiwa! Siamo 7-2! Vi ricordo che il gol di Akinfiwa vale 5, no! No, allora 6 a 2, adesso 6 a 3. Vabbè, comunque, a lì! Mannaia!
Martinez ha segnato, vabbè, ci stanno a sfondare qua. Akin Fiwa no, e dai però, dai a chi. Dalla chi. Traoré. No! No, raga, no! Chi è stato? Non l'ho visto. Palo gol, signori. Intanto abbiamo perso pure questa partita. Tagliamo pure questo e riproponiamo. Non so più parlare. Continua. Allora, ragazzi, come ho già detto, ragazzi, andremo a provare questa nuova partita, la prima che stiamo facendo assolutamente. Vediamo il download delle risorse di gioco. Gioco che oddio occupa un po', però è un bel giochino. Vediamo che comunque le squadre che ci capitano sono sempre molto deboli, non possiamo mai dire. Akin Fiwa invece è un campione, infatti dribblerà tutti in questo modo. Vabbè. Allora, proviamo a segnare qui con Marcolino Reus. No. Marco Reus, eccolo. Manco il cross in mezzo, raga. Sarà che non è nella sua posizione. Eccolo Reus verso Akin Fiwa. No. Akin Fiwa di testa non riesce a mettere dentro. Allora lì 1-0. Cristiano Ronaldo dalla lunga distanza. Cristiano Ronaldo il tiro. 2-0. Eccolo qui Akin Fiwa. Akin Fiwa. Prova il pallonetto. 3-0. Non ci credo Akin Fiwa. Eccolo qui. Ancora Akin Fiwa. Akin Fiwa. Akin Fiwa. Ci prova, va in area di rigore. Il destro. No, vabbè, raga, ma che attaccante è Akin Fiwa? Che 100 di fisico, ma 100. Mamma mia, attenzione a lì. Ci stava il 5-0 qui, ragazzi. Ma questo non sta giocando proprio. A lì. Mamma mia. A lì ancora. No. Si sta un po' buggando. Forberg ha segnato, allora ancora lì. Niente. Lì ci riprova dalla lunga distanza. Dai, faccio la Akin Fiwa. Akin Fiwa. Ah. Vabbè, abbiamo vinto 4-1. Ricordo la prima partita che abbiamo giocato. Veramente. Si sono viste cose molto positive, soprattutto da Akin Fiwa. Probabilmente spodesterà Cavani al centro dell'attacco. Direi che può finire qui questo video, era giusto un'infarinatura di FIFA 18 Mobile per farvi capire che tipo di gioco è, che tipo di stronzate si possono fare. Ovviamente questo video è family friendly e vabbè, tutto a posto. Allora, mettiamo la formazione più top del gioco, eccola qui, con la presenza di un onnipresente Rossettini in difesa. Madonna, io devo cambiarlo questo difensore. Come si fa? 81, l'ho anche potenziato perché mi pare che era 75 tipo. Vabbè, allora noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima live. Spollicciati a più non posso. Raggiungiamo il record della volta scorsa con 5 like. E ave amici.